quasi 12, nessun colpevole. Gero Tedesco scrive e dirige un film. Ecco, intanto che film è? Allora, è un tratto della vicenda del piccolo Stefano Pompeo, un ragazzino che venne ucciso dalla mafia 20 anni fa, una storia tragica appunto che ha visto protagonista purtroppo questa provincia, e a 20 anni da questo delitto ancora non si conoscono né il colpevole, addirittura non c'è stato mai nessun indagato per questo omicidio, questo bambino. È una storia tragica perché Stefano si è trovato al posto sbagliato al momento sbagliato, perché per una serie di coincidenze il comando mafioso che voleva colpire un presunto boss di Favara colpì invece il piccolo Stefano, che si trovava su un'auto in maniera del tutto casuale. E questa è una storia che ci ha colpito anche perché a distanza di così tanti anni se ne è parlato pochissimo, pur avendo coinvolto nella sua tragicità un bambino. Il nostro obiettivo è appunto quello di far riparlare di questa vicenda, cercare di far riaprire il caso e cercare, se è possibile, di scuotere le coscienze, perché sicuramente, anzi certamente, qualcuno sa chi è stato, qualcuno sa di questo agguato e ancora non ha voluto o non ha potuto parlare. Tu hai scritto e diretto questo docufilm, come è strutturato? Ci sono una serie di interviste che appunto vedono protagonisti i genitori del piccolo Stefano, poi Giuseppe Scozzari, che all'epoca era componente della commissione parlamentare antimafia, Francesco Castaldo, che si occupa del caso da giornalista, l'insegnante anche del piccolo Stefano. Poi ci sono una serie di immagini anche di repertorio che fanno appunto rivivere questa tragica vicenda. Da Stefano Pompeo in poi, tu segui sempre i fatti di mafia, cosa è cambiato in Sicilia? È cambiato molto, per esempio Favara ha avuto una rinascita, questo è innegabile, è una città laboriosa che ha al suo interno associazioni volontariato, associazioni artistiche, quindi un paese nuovo rispetto al passato, però Favara, come tutto il resto della Sicilia, anche del meridione d'Italia, ha all'interno sacche di criminalità che è ancora difficile da sconfiggere e da battere, e noi ci rivolgiamo appunto a chi sa qualcosa sull'omicidio del piccolo Pompeo. Dopo 20 anni forse è l'ora di parlare. Quasi 12. Quasi 12 perché Stefano aveva 11 anni, 2 settimane dopo avrebbe compiuto appunto 12 anni, e quindi quasi 12 appunto è molto significativo per noi, perché il bambino, come si usa dalle nostre parti, diceva sempre che aveva quasi 12 anni, aumentandosi un po' l'età come si usa da noi da bimbi. L'avvocato Scozzari ha portato il suo contributo a questo docufilm Quasi 12. Ecco, come si è sviluppata la sua idea di quanto è accaduto e come lo ha portato a questo pubblico? Ma io ho vissuto in prima persona questa vicenda, questa drammatica e amara vicenda. Ero in commissione parlamentare antimafia, rappresentavo l'Ulivo, ero il capogruppo, ero l'ufficio di presidenza della commissione antimafia. Quando accade questa vicenda io impazzì dalla rabbia, dal dolore profondo. È una cosa che mi lasciò tanto amaro in bocca, che mi rattristò, che mi fece ulteriormente determinare la convinzione che bisognava andare avanti fino in fondo, è che lo Stato non partecipò ai funerali di Stefano Pompeo, se non solo io. Io rappresentavo lo Stato, ma nessun altro pezzo dello Stato era presente. Io chiesi a Luciano Violante, prima di andare, ovviamente ero ancora giovane, se era il caso di andare. Io ero convinto che bisognava andare. Stefano mi ha detto, e Luciano mi ha detto, i bambini non hanno colore, non hanno appartenenza, non hanno etnia. La morte di un bambino è la morte di un bambino, drammatica per quello che è. A quel momento iniziai una battaglia molto dura, molto decisa, portai la commissione antimafia a Favara. Ricordo c'era Sergio Lari, Caselli, vennero tutti, l'aggiunto Pignatone, allora mi pare che c'era Pignatone, e facemmo una seduta dura, veramente drammatica, nell'aula del Consiglio Comunale, una seduta segretata ovviamente tra i parlamentari, i magistrati e le forze dell'ordine. Poi ci recammo nella scuola. Da quel giorno, ricordo, partì una serie di indagini molto importanti che portarono all'arresto di numerosi soggetti, ad un processo. Mancò l'ultimo tassello: chi aveva ucciso Stefano Pompeo, chi aveva sferrato quel colpo assassino, infame, su quella SUV, su quel SUV dove c'era seduto accanto Stefano. C'è ancora la possibilità di fare giustizia per Stefano Pompeo? Confidiamo sempre che qualcuno
rompa quel muro di omertà drammatico che si costruì e che si eresse attorno a questo omicidio. È ovvio, l'omicidio di un bambino è qualcosa di infamante, l'omicidio di un bambino, di una donna, sono cose drammatiche, infamanti, che nessuno ovviamente vuole che si sappia, e si è reso un muro di omertà che ha retto purtroppo fino ad oggi. Noi confidiamo che qualche collaboratore, vedendo perché no anche questo documentario, che qualcuno si scuota, che la coscienza di questo qualcuno si scuota e venga a raccontarci chi è stato a uccidere il piccolo Stefano. Franco Castaldo ha portato il suo contributo rispetto a Quasi 12, esponendo quella che è la sua idea di ciò che è accaduto e anche di quelli che potranno essere gli sviluppi futuri. E quello che è accaduto è un fatto gravissimo, la morte di un ragazzino in circostanze veramente drammatiche, vittima innocente di mafia. Quello che invece dovrà accadere non è prevedibile, perché dopo 20 anni dall'uccisione di Stefano Pompeo mi pare che dei risultati non ce ne siano stati, e quindi le indagini hanno fatto segnare il passo. Non si capisce ancora bene la mano che ha armato questo assassino, e resta il fatto di piangere un ragazzino di quasi 12 anni morto mentre cercava di divertirsi. Come mai sono state così difficili queste indagini? Perché nei delitti di mafia tutto è difficile, è sempre più complicato, e anche davanti alla morte di un ragazzino innocente come Stefano Pompeo, l'omertà, la paura, le difficoltà di trovare testimoni, di trovare gente disposta a parlare, la reticenza, e questo è il risultato, cioè un nulla di fatto per un omicidio così efferato.